Questa mattina presso il salotto comunale di Battipaglia, la consulta comunale per i problemi dei disabili, insieme a Concommercio, Confesercenti e alle altre associazioni di categoria che hanno aderito al progetto, hanno premiato i vincitori del concorso di idee per la campagna di sensibilizzazione all'abbattimento delle barriere nei locali pubblici. Presenti i dirigenti scolastici e le classi partecipanti. Sicuramente è stata una cosa molto bella e interessante. Hanno risposto 90 ragazzi con 4 scuole di Battipaglia, dove già vale il primo ringraziamento a loro. Noi come Confcommercio abbiamo immediatamente aderito alla richiesta della consulta a sensibilizzare non solo i ragazzi ma anche altrettanto le attività a questa problematica del disagio per entrare dentro le attività. Hanno risposto benissimo, i negozi che non sono attrezzati si attrezzeranno con una pedana, ma allo stesso tempo la vittoria è stata la sensibilizzazione dei ragazzi, perché nelle loro scritte e in quelle che sono gli elaborati si vede proprio la massima attenzione al problema che oggi ci sta. Vorremmo e proporremo direttamente alla consulta che questo si possa ripetere ogni anno per sempre migliorare. L'obiettivo è quello di portare a ottobre un testimonial che dove nel frattempo noi andiamo a elaborare da uno studio grafico il disegno da loro realizzato e uno slogan fatto come si deve per non dare poi disagio al disabile quando trova questo tipo di notizia all'interno dell'attività o esternamente. È il primo step, poi abbiamo lo step successivo che sarà fra alcuni giorni un nuovo regolamento al comune, poi abbiamo fatto dei nuovi regolamenti per i parcheggi. Diciamo che stiamo lavorando abbastanza bene sul territorio, che è la cosa più importante, perché io penso che il territorio sia importante viverlo, non viversi dentro casa, avere la possibilità di uscire, di andare in giro. Per questo poi mi sono battuta per questo discorso delle barriere architettoniche, perché credo che sia giusto che se io ho voglia di uscire, andarmi a prendere un caffè, non devo prima potermi accertare ma ci posso entrare, ci entro, c'è la salita, non c'è, come funziona, come non funziona. Voglio poter essere libera di scegliere di entrare in qualsiasi posto dove io voglio, farmi una passeggiata e decidere di fermarmi in un negozio piuttosto che in un altro. Era uno degli obiettivi che ci eravamo posti all'inizio dell'amministrazione. Ovviamente permettimi di ringraziare chi con me, anzi più di me, si sta impegnando su questi problemi, soprattutto sui problemi appunto della disabilità, che è il consigliere Rossella Speranza, con Anna Bruno, presidente della consulta, e la consulta tutta, che alla quale va il mio ringraziamento per l'ottimo lavoro e l'impegno che stanno mettendo quotidianamente nel tentativo di risolvere i problemi. Non è facile comunque portare avanti un progetto e finanziarlo, soprattutto trovare le risorse per finanziarlo in un momento di dissesto economico che è sotto gli occhi di tutti. Assolutamente no, ovviamente bisogna fare uno sforzo per includere nella quotidianità chi in questo momento ha meno possibilità di noi ed è stato semplicemente più sfortunato di noi. Su questo tema c'è grande sensibilità da parte dell'amministrazione e anche da parte degli istituti scolastici, i dirigenti scolastici di Battipaglia, ai quali io porgo sempre veramente un grande ringraziamento per le attività che svolgono. Quindi è vero quello che dici tu, è un problema evidente, lo sanno tutti, però bisogna fare uno sforzo per andare in questa direzione e di inclusione degli ultimi e dei più sfortunati.